tutti e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di cinema e per l'occasione sono finalmente contento di portarvi quello che è diventato il film più chiacchierato, più discusso, allo stesso tempo più amato dell'anno, effettivamente. Questo nonostante sia stato un anno, il 2023, veramente ricco di film che hanno visto l'uscita di un progetto cinematografico come un fenomeno sociale, da Barbie a Oppenheimer, quindi tante uscite che hanno effettivamente ricreato quello spirito comunitario, di comunità, l'idea di film evento, tale da portare effettivamente la gente nelle sale in un periodo anche in cui già si iniziava a pregare per il cinema messo male a causa dello streaming, della maggiore attenzione alle serie televisive. Quindi il 2023 anch'io l'ho visto un po' come un anno veramente sorprendente per la settima arte. Da cinefilo non posso che amare tutto, anche perché al di là di uscite pompose nel senso di comunicazione o a livello proprio di successo commerciale, sono usciti anche tanti piccoli gioiellini, tanti piccoli film che hanno veramente dimostrato come il cinema non smetta mai di essere un'arte a sé stante che ha tanto da raccontare. Però il 2023, con un colpo di coda incredibile, ha visto arrivare un altro film evento, questa volta tutto italiano, e c'è da esserne effettivamente fieri e orgogliosi, e sto parlando di C'è ancora domani, film uscito il 26 ottobre e che io ho avuto possibilità di vederlo solamente adesso, perché all'epoca dell'uscita, nonostante già avessi sentito che questo film fosse meritevole, non avevo tempo per respirare. Fortunatamente il successo ha consentito a C'è ancora domani di rimanere in sala per lungo tempo e dopo aver lottato diversi giorni, perché ogni volta che andavo al cinema li trovavo pieni e quindi non c'era proprio possibilità di sedersi, finalmente ce l'ho fatta. C'è ancora domani è l'esordio alla regia di una delle attrici più popolari del nostro cinema italiano, Paola Cortellesi. Paola Cortellesi che conosciamo tutti anche per il suo lavoro di comica e di performer, ma è una artista tutto tondo, attrice, scrittrice, sceneggiatrice, e devo essere sincero, era curioso per me vederla all'opera prima. Di C'è ancora domani si è parlato parecchio, quindi inevitabilmente sono arrivato in sala con alcune informazioni nel mio bagaglio personale, ma allo stesso tempo, un po' come faccio sempre, anche quando si parla di film di cui si chiacchiera molto, ho cercato di fuggire da ogni tipo di recensione, ogni tipo di contenuto legato al film per poter arrivare in sala vergine. Ho iniziato a guardare e a leggere qualcosa solamente a visione compiuta e devo dire che mai come per questo film è forse necessario andare in sala sapendone il meno possibile. È un film poi tra l'altro che il cui successo secondo me è ancora più gratificante, perché effettivamente a oggi è il film più visto in assoluto in Italia nel 2023, con incassi importantissimi che quasi mai si ottengono da una produzione totalmente italiana, oltre 220 milioni al botteghino, niente male, soprattutto quando ha superato quello che è il carrozzone a livello di comunicazione, di successo, che è Barbie. È un film il cui successo è dovuto principalmente al passaparola, e questa è una cosa molto bella. Sì, ci sono state molte attività, anche grazie alla sua importanza a livello di tematiche, a livello di esposizione di queste tematiche nella diffusione di questo film, tra cui ad esempio la promozione all'interno delle scuole, insomma si è fatta dell'attività di promozione e divulgazione, ma a livello di grande pubblico è un film che alla fine, che io sappia, non ha avuto questo enorme battage pubblicitario tale da farlo diventare un evento. È diventato un evento perché il pubblico l'ha amato e si è iniziato a parlarne come non accadeva da anni.
Quindi per me è una cosa molto bella, e che succeda a un film italiano, considerando anche, questa è una cosa che molto spesso mi ritroverò a citare questo video, perché è perfettamente in linea con quello che penso anch'io, e l'ho visto subito dopo la visione, ho detto cazzarola, la vediamo veramente allo stesso modo, quindi ve lo devo citare anche perché il suo canale merita di crescere. Sono scandalizzato dalle views che fa, perché ne fa pochine e ne meriterebbe milioni. Artaglia 8, l'iconica Francesca, ha fatto un video molto bello proprio su C'è ancora domani, e vi consiglio di andarlo a vedere, vi lascio il link nell'info box. E la stessa Francesca citava appunto che è bello che succeda al nostro cinema una cosa del genere, perché molto spesso, anzi siamo forse l'unico paese che non è orgoglioso dei film che produce. Pensate ad esempio a quanto è florido il cinema francese. Diciamo che lo è tuttora, lo è anche perché il pubblico francese è molto orgoglioso del cinema che produce, vanno in sala i francesi a vedere i film francesi, ok? Lo stesso avviene in Spagna, in Germania, in Scandinavia, per citare la sola Europa, ok? Quindi, mentre noi italiani effettivamente abbiamo sempre un distacco profondo verso il cinema del nostro paese, nel senso che lo vediamo sempre poco di qualità, poco rimarchevole, e molto spesso abbiamo una conoscenza anche superficiale del nostro cinema, perché quando qualcuno dice il cinema italiano fa schifo, molto spesso fa riferimento a quelle produzioni commercialotte, commedie un po' burine, quando in realtà nel cinema italiano c'è tanto, e ci sono tantissimi autori anche oggi veramente di spessore e di valore. Quindi un film comunque sì che proviene da un'artista molto famosa, ma che ha un impianto comunque autoriale, raffinato e potente, che raggiunge anche un successo commerciale oltre che di critica, nel nostro paese non può che far bene. Innanzitutto appunto ero curioso della regia di Paola Cortellesi, perché Paola Cortellesi mi è sempre piaciuta come attrice, mi è sempre piaciuto anche il suo senso dell'umorismo, la sua versatilità, ed ero curiosa di vederla comunque all'opera con un'arte che non sapevo quanto potesse calzarle, no? Ma lo dico perché quando gli attori diventano registi è raro che portino a casa un lavoro effettivamente forte a livello tecnico stilistico. Molto spesso anzi sono dei film, quelli diretti dagli attori, che azzardano anche in barocchismi o cerchino di mettere troppa carne al fuoco. Quello che mi ha sorpreso invece è che qua Paola Cortellesi è effettivamente una regista, cioè non solo nel senso pratico del termine, del tipo che ha diretto un film, ma proprio nel senso del termine. Cioè ha uno stile, nonostante sia un esordio, è un esordio che per me è già fortemente maturo e ha un'impronta stilistica che è già personale, secondo me. Ha un'idea, la regia in questo film è veramente bella, è forte, una sensibilità, una raffinatezza nella scelta delle immagini, nella scelta narrativa, nell'essere bilanciata tra l'estetica, la forza evocativa delle immagini, allo stesso tempo il racconto, perché è un film che racconta tanto, è dominato da un forte storytelling, e nelle scelte stilistiche molto spesso Cortellesi ha una capacità unica nel dare sfumature forti al suo racconto, ed è particolarmente brava secondo me con i crescendi e con le situazioni di tensione latente. È veramente brava in questo. Ci sono più momenti all'interno del film in cui questa tensione la senti veramente tanto. E poi un'altra cosa che amo è il suo uso dell'humor. Paola Cortellesi sì è una comica, ma all'interno di questo film decide però di trattare un tema, anzi tematiche importanti, alcune delle quali
fosche. In particolar modo, uno dei grandi temi che affronta il film è l'abuso, la violenza coniugale, la violenza domestica, marito contro moglie, nel contesto dell'Italia dell'immediato dopoguerra, durante i giorni della liberazione. Un contesto estremamente preciso e importante per la narrazione di questo film e per il topic di questo film. Un tema forte, tra i tanti che esplora, che però Cortellesi decide di rappresentare senza filtri, in modo chiaro, ma allo stesso tempo mai didascalico. Non è mai didascalico nel senso ti faccio lo spiegone, ti metto lì e ti imbocco, anzi è chiaro, mostra, racconta e lo fa anche con, proprio per la formazione forse comica che lei ha, lo fa con delle punte che ho trovato veramente belle di humor nero. Ha un uso dell'umorismo a volte dark che arricchiscono questo film, che ha un approccio potenzialmente molto realistico. Non a caso quello che salta subito all'occhio a livello stilistico di questo film è la profonda somiglianza estetica con il cinema italiano che veniva prodotto proprio nel periodo in cui il film è ambientato, quindi la grande epoca del neorealismo italiano, in particolar modo occhieggiando a Rossellini, le tematiche di carattere storico, liberazione, dopoguerra, sono base fondante proprio di questo cinema, quindi occhieggia quel mondo lì, ma ha questa impronta molto realistica che però è ravvivata da questi momenti qua leggermente, sottilmente grotteschi, sottilmente visionari con questa punta di umor nero che secondo me lo rende effettivamente ancor più potente. Il film di cosa parla? Allora, cerco di non raccontarvi troppo perché il film è anche basato su un arco narrativo che giunge a una maturazione e a un punto d'arrivo sorprendente, che non bisogna assolutamente rivelare, secondo me, perché sennò cade tutto. Rovina tutta l'esperienza raccontare che cosa succede. Quindi mi fermerò solo sui pochi indizi che posso darvi, cioè proprio le basi su cui si struttura questo film. Allora, la storia racconta di Delia, interpretata dalla stessa Paola Cortellesi. Delia è una donna che vive appunto nell'immediato dopoguerra a Roma, nella Roma ancora occupata dagli americani, ed è, diciamo, madre di tre figli, una ragazza adolescente, Marcella, e due bambini maschi. Naturalmente è sposata con Ivano, di mestiere fa il tombarolo, ed è un uomo fortemente frustrato, fortemente rancoroso, che non esita anche ad alzare le mani, anzi lo fa spesso, quasi cerca una scusa per alzare le mani contro Delia, che costantemente viene ripresa per essere distratta, per non fare ciò che una brava moglie dovrebbe fare in un contesto di famiglia tradizionale, patriarcale di quegli anni, e quindi mantenere bocca chiusa e occuparsi dell'intera gestione familiare. Questo nonostante, tra l'altro, Delia non sembri agli occhi dello spettatore un personaggio che invece si ribella, ha un carattere forte o comunque ha un atteggiamento di sfida nei confronti del marito, anzi è testa bassa, in cassa, va avanti, porta avanti la giornata. Questa povera donna deve anche sopportare la presenza in casa del padre di lui, altrettanto tossico e altrettanto palla al piede, mettiamola così. Ecco, ci introduce Paola Cortellesi in questo ambiente familiare che, per quanto
considerato anche dai personaggi che ruotano attorno a, alla famiglia e a Delia in particolare, non viene, non viene accettato. Il marito Ivano, anche dalle conoscenze di Delia, viene additato come un uomo, un farabutto, perché la picchia, la umilia, non la fa uscire di casa se non con il suo consenso. Tuttavia c'è anche questa sorta di omertà che dà proprio l'idea che questo tipo di dinamiche, di violenza in cui è il marito a dover governare in casa su tutto e a soggiogare la moglie come una sua proprietà, era una cosa che, per quanto sulla carta non accettata, sottilmente veniva tollerata, ecco, mettiamola così. E in questo ambiente di ambiguità Paola Cortellesi ambienta la sua storia, dicevo, senza filtri, però non ha bisogno di colpire duro lo spettatore mostrandoti vera violenza proprio scenografica. Non ci sarà mai, non ci saranno mai dei punti in cui vediamo effettivamente il marito accanirsi con violenza realistica su Delia, ma anzi le scene di violenza vengono rappresentate con queste scelte estetiche molto belle, potenti, interessanti, dove soprattutto in un punto in cui la violenza coniugale viene rappresentata attraverso un pas de deux, un balletto romantico, dove però noi riusciamo ad immaginare la violenza che c'è dietro, anzi ci viene mostrata, però ci viene mostrata attraverso questa coreografia che assume dei assume proprio effetto straniante. E è ancora più violenta da vedere, secondo me, è ancora più forte da vedere. E sono questi i tocchi registici personali che animano il film della Cortellesi e lo rendono ancora più forte, più potente. Ci sono tanti punti in cui succede, tanti momenti in cui lei gioca anche con il banale, il mondano, il particolare, per colpire alto e raccontare tematiche molto più generali, molto più universali, ecco. E mi piace anche la sua scelta nell'uso delle musiche, che molto spesso sono anacronistiche, quindi sono canzoni contemporanee inserite in un contesto come quello iperrealistico, bianco e nero, neorealismo, anni 40 in Italia, che creano questi questo effetto straniamento, ma allo stesso tempo sono perfettamente calzanti con la narrazione e secondo me rendono molto più contemporanea questa storia. E purtroppo anche le vicende presentate ai telegiornali negli ultimi giorni, nonostante il 2023 non sia fatto in 1945, 1946, ma appunto nonostante siano cambiate fortunatamente tante cose, nonostante ci sia un mindset completamente diverso, è una storia, quella qui raccontata, quella della necessità di cambiamento, che trova anche un corrispettivo ispirazionale e tematico molto attuale e vicino all'oggi. Ed è quello che secondo me quest'uso delle musiche comunica. È quello che mi è piaciuto del film, tante cose. Per me è un film splendido questo. È un film facile da vedere, non è un film pacco polacco, ok? È un film autoriale che riesce ad arrivare al grande pubblico senza dargli il contentino, senza essere didascalico, senza imboccarlo, ma anzi mantenendo una forza compositiva e di dialogo, di tematiche, di divulgazione veramente potente. E soprattutto una cosa che a me fa impazzire è come, ed è un tipo di cinema che a me piace molto questo, è il racconto di una condizione
banale, tra virgolette, nel senso banale non perché la tematica sia banale, ma il banale inteso come la storia di persone comuni che sembrano avere grosse... sembra non avere grosse cose da raccontare, in verità racconta tanto, e che è lo specchio da una parte di un tempo che però è un tempo sospeso, il fascismo appena decaduto molte famiglie si aggrappavano a quell'ideale anche solo per interesse personale, e poi tutto è decaduto, c'è questo grandissimo senso di smarrimento e una necessità di cambiamento in un contesto in cui però la società sembra ferma. Ma la società almeno microcosmica, quella della famiglia, sembra ancora granitica e fondata su delle consuetudini soffocanti, ferme e non inclini al cambiamento. E invece il cambiamento è possibile, è necessario, forse non oggi, ma forse domani. E a me piace come il film racconta questo grande tema universale, però lo fa attraverso il microcosmo familiare, attraverso le storie di persone estremamente comuni, e in questo ha un approccio molto neorealista, per quanto secondo me nelle ispirazioni registiche e cinematografiche di Paola Cortellesi non ci sia solo il neorealismo, c'è tanto Chaplin secondo me, soprattutto nel modo di trattare tematiche toste anche a livello storico, sociale e politico, con la leggerezza, l'umorismo, ma attenzione, non è una leggerezza sbarazzina, è una leggerezza che a volte si basa sull'umorismo dark, e secondo me c'è un po' anche di Benigni, cioè della Vita è bella, quel modo di raccontare la storia riuscendo anche attraverso la chiave della leggerezza a colpire duro. E effettivamente tu arrivi al finale piangendo, soprattutto perché tu hai questa profondissima connessione con il personaggio di Delia all'interno del film, perché Delia è un personaggio che ho trovato meravigliosamente scritto. Sono tutti ben scritti i personaggi, io ho trovato grande forza nei personaggi soprattutto di Delia, di Ivano, bravissimo anche Valerio Mastandrea tra l'altro, e Marcella. Sono i tre che secondo me hanno... Marcella è la figlia di adolescenti di Delia e Ivano. Delia è un personaggio bellissimo perché è un personaggio che noi non capiamo fino in fondo e sembra, diciamo, in trappola a questo sistema oppressivo. Da una parte però sembra accettare la cosa, come tante donne dell'epoca, dall'altra però, nonostante sia costantemente umiliata, e lei forse tra l'altro non si sente abbastanza, comunque lei fa tantissimo per la sua famiglia, arriva a fare anche tipo 200 lavori per portare a casa anche lei il salario e arrotondare il tutto, arrotondare il bilancio familiare. Però allo stesso tempo è come se fosse anche lei sospesa, un po' come la situazione storica in cui lei si muove, tra una profonda consapevolezza e esigenza di cambiamento e una rassegnazione, non dico rassegnazione, però un'accettazione di quella condizione che lei un po', nonostante sia sbagliato, però lei sente come un po' se la sia cercata. Ormai è tardi per lei cambiare. Questo nonostante, ad esempio, la figlia Marcella la disprezzi anche. La disprezzi perché Delia accetta, incassa i colpi del marito, accetta, anzi fa finta di non vedere che il marito la sera va a prostitute, soffrendo costantemente, e non reagisce e non fa niente. Eppure per Delia lo grande obiettivo è: io ormai vivo questa condizione che accetto in silenzio, anche se le viene detto più volte che parla troppo. Lei sembra accettare in silenzio questa sua condizione, incassare, ma allo stesso tempo non vuole, pur accettando e trovandosi in questo sistema, non accetta che sua figlia
abbia lo stesso trattamento, finisca nella stessa trappola. E molte delle situazioni che riguarderanno Delia nella seconda parte del film, soprattutto, avranno proprio a che fare con questa volontà di dare a Marcella un universo diverso, una vita diversa, che esca da questo binario patriarcale, tradizionale, oppressivo, in cui la donna non deve parlare. Però anche Ivano è scritto molto bene, perché Ivano non è semplicemente la macchietta del marito violento. Noi capiamo perfettamente perché da una parte è scritto bene, questo film è scritto veramente molto bene, e dalla parte Valerio Mastrandea è bravissimo, un attore meraviglioso, e la regia riesce proprio nel trasmetterti come questo non è semplicemente la macchietta di un uomo violento, ma è un uomo che comunque anche lui, pur inconsapevole, è incastrato in questo sistema, perché la sua rabbia non nasce, come lui dice, dal trauma dell'aver combattuto due guerre, ma da una fortissima insicurezza personale e probabilmente da un disprezzo per se stesso, ora che magari ora che è finito il periodo in cui poteva valere qualcosa, si sente minacciato il suo valore. E quindi questo il film lo tratteggia molto bene, e questa sorta di dinamica ambigua permea l'intera costruzione familiare, e per quanto, ripeto, granitica, inizia pian piano a mostrare dei segni fortissimi di squilibrio, e che porteranno poi dal microcosmo al macrocosmo. Il tutto è simboleggiato, ma non lo dico, non è uno spoiler, da questa lettera che Delia riceve, la prima lettera a suo nome che riceve, e che è il motore trainante della narrazione del film e il motore di una scossone, di un cambiamento. Delia, dicevo, è un personaggio con cui simpatizza molto, anche perché lo spettatore vuole che lei faccia una scelta per se stessa, e attenzione, Delia fa molte scelte all'interno del film, però quello che vogliamo per lei è un riscatto, è un riscatto personale, o anzi arriviamo ad accettare anche una delle situazioni che le si potrebbero ripresentare e che semplicemente ha una funzione di via di fuga dall'inferno personale che vive, e vogliamo tantissimo che lei abbia il suo momento. Come cita il titolo C'è ancora domani, le scelte narrative che la riguarderanno assumeranno una traiettoria sorprendente, commovente, a me è scesa la lacrima, e fortissima. E non vi posso dire di più perché vi rovinerei l'esperienza. Vi dico solo che questo film è un gioiellino, è veramente bello, è potente, è poetico, ripeto, senza filtri, è anche divertente, l'ho trovato meravigliosamente scritto, meravigliosamente interpretato, con tanti momenti di regia veramente ispirati e top. E secondo me è un esordio con i fiocchi, cioè non dimentichiamo che è un esordio questo, e ha una bella storia, delle tematiche importanti, stilisticamente è bello, e soprattutto esce dal cinema svuotato, cioè non vedi l'ora di dire a tutti di andarlo a vedere. Ed è qua che si instaura il passaparola, cioè ti viene voglia di dire a tutti vai a vederlo perché è bellissimo questo film. E poi continua a non abbandonarti più, cioè a farti continuare a ripensare, e merita veramente il successo che sta avendo. Ma fatemi sapere anche voi se avete visto C'è ancora domani, siete riusciti a trovare un cinema non pieno per andarlo a vedere. Io comunque contentissimo di questo successo, vi invito appunto ad andarlo a vedere, ma fatemi sapere anche voi se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se lo guardereste, non lo guardereste, insomma scatenatevi nei commenti. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!